Oggi ragazzi parliamo velocemente della tignola del fico, vediamo i danni che fa, vediamo che cos'è e vediamo come possiamo difenderci. La tignola del fico è una piccola larva di una farfalla. La farfalla depone le uova sulla foglia, dalle foglie nascono le piccole larve, i bruchetti, e i bruchetti mangiano la parte superiore ed inferiore della foglia del fico. All'inizio mangerà solamente la parte superficiale a piccole zone, quindi vedrete questo danno qua. Poi pian piano, quando iniziano a crescere, il danno diventa molto molto più grande. Sulle foglie inizierete a vedere una situazione come questa qui, totalmente mangiata, le foglie si bucano, necrotizzano. In genere il danno è solamente sulla foglia, ma quando il danno è veramente grande, ce ne sono parecchie di queste larvette, possono anche andare ad attaccare i giovani fichi. Ecco qua un danno fatto da tignola. Il piccolo bruco crescerà, crescerà, e quando è arrivato il momento giusto, quindi quando lui è maturo, che deve trasformarsi in farfalla, prenderà due lembi di foglia di fico, come stiamo vedendo qua, e con il filo di seta le unisce. Il bruco qui all'interno si è incrisalidato, quindi si trasformerà in farfalla e darà origine alla seconda generazione. Quindi sulla tignola abbiamo due generazioni. Il danno in genere non è mai elevato, però quando abbiamo situazioni come questa dove il danno è veramente grande e la tignola inizia a far danno anche sui teneri fichi che ci li fa buttare, allora bisogna intervenire. Si interviene chiaramente con un insetticida. Il miglior insetticida è il Bacillus thuringiensis Ceppo Cursachi. Vi sto mettendo qui in alto il link, è il migliore perché chiaramente è selettivo, quindi andrà ad uccidere solamente i bruchetti che stanno mangiandosi la nostra foglia di fico. Un altro insetticida biologico che però non è selettivo, quello che tocca uccide, è il piretro naturale. Vi sto mettendo qui in alto il link. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, come vedete in estate vi faccio video brevi, video lampo velocissimi, e ci vediamo al prossimo video, un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi, gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link interessanti, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!